Disastro della reazione a catena. Per i ragazzi di Lentil. Campioni in carica. Il programma Rai 1 ha risultati fluttuanti. Nell'episodio di martedì 5 settembre. Infatti, la squadra composta da Fabrizio, Corrado e Germano hanno affrontato momenti di tensione e sconfitta. I tre in poco tempo hanno svanito il montepremi per soli 125 euro. A causa una serie di errori nella fase selezione delle parole. La loro risposta finale, Carpenter, un tentativo di connessione tra le parole brillanti, denti e F, e li ha messi in difficoltà. Non solo, poiché lo 0-1, una squadra di Napoli, pensava di lanciare benzina sul fuoco. Anche se i ragazzi della Lentil hanno segnato 10 punti contro 8 dei loro avversari. L'atmosfera è rimasta tesa. Prima, inoltre, il trio ha violato la regolamentazione. È successo quando hanno dovuto indovinare la parola indietro e i due giocatori hanno esitato nella formulazione della frase, lasciando la semplice preposizione di, violando chiaramente il regolamento. Errori grossolani. Qualcosa non torna, reazione a catena. Un forte sospetto. Nel frattempo Marco Liorni ha annunciato alcuni episodi speciali in Prima Serena. Breve. Che la sfida inizia.